Ruben Loftus Cheek, oppure Rups, così come lo chiamano affettuosamente a Milanello. Loftus è uno di quelli che solleva l'azione della sua squadra, se la mette sulle spalle e la porta più avanti possibile. O fin sulla linea di fondo, come in occasione del primo gol del Milan contro il Torino alla sua prima apparizione a San Siro, oppure direttamente in gol, come è successo a Cagliari in occasione del suo primo gol con la maglia del Milan. Proprio nei momenti della partita in cui la squadra ha bisogno di forza e di energia, negli attimi più lottati e combattuti delle sfide, ecco che dare la palla a Ruben significa, per tutti i suoi compagni di squadra, metterla a posto. Protegge gli sforzi della squadra, Loftus. E se lo sa fare è perché nelle curve a gomito e nei tornanti della sua carriera ha imparato a proteggere se stesso. Momenti alti e forti e momenti duri e difficili. Questa è stata la carriera di Ruben. Mai linee mediane. Un percorso che viene raccontato nei dettagli da Carlo Cudicini, figlio dello storico portiere rossonero Fabio, il Ragno Nero. Carlo Cudicini non è stato solo portiere, ambassador e assistente allenatore del Chelsea. Dal 2019 il figlio del Ragno Nero è il responsabile dei giocatori del Chelsea che vanno in prestito. E visto che a Ruben è successo due volte, Carlo sa tutto, ricorda tutto e racconta tutto. Arrivò nell'Academy del Chelsea alla tenera età di 8 anni, ma soprattutto arrivò in prima squadra con grandissime aspettative e con la reputazione di essere uno dei più grossi talenti del settore giovanile dei Blues. La prima volta che ne sentì parlare, il suo nome mi fu fatto da un avvocato italiano che ai tempi ne curava gli interessi. Ho avuto l'opportunità di lavorare con Ruben in due circostanze: una quando facevo parte dello staff tecnico di Antonio Conte e di Maurizio Sarri, e la seconda volta da loan manager quando Ruben andò in prestito per ben due volte, anche se in realtà le ragioni dei due prestiti furono ben diverse. La prima andò al Crystal Palace principalmente per fare più esperienza in Premier League e trovare minuti con regolarità. Infatti Ruben quell'anno giocò più partite che nei precedenti 3 anni in prima squadra al Chelsea. Il secondo invece fu a Fulham, come ho menzionato, per ragioni totalmente diverse. Alla fine della stagione sotto Maurizio Sarri Ruben subì un infortunio molto grave che lo tenne fuori dai campi di gioco per più di un anno. Credo che quello fu uno dei periodi più difficili per Ruben. La rieducazione fu lenta e complicata, data anche la sua stazza fisica. E quel periodo credo che lo abbia forgiato caratterialmente, lo ha reso più determinato, più cattivo sportivamente parlando. Ruben è nato da madre britannica Juliette Cheek, mentre suo padre è della Guyana, Trevor Loftus. Ha preso tutto quello che poteva dai genitori, l'ex giocatore di Fulham, Crystal Palace e Chelsea, passato al Milan. La sobrietà e la serietà britannica, il fisico atletico e la falcata caraibica. Perché la Guyana? È un paese di lingua inglese sulla costa nord atlantica del Sud America, un paese culturalmente connesso ai Caraibi. Ed è proprio dalla simbiosi fra il paese di mamma, che è quello della Premier League, e l'energia apicale dei Caraibi di papà, che è nata una famiglia di sportivi. I fratelli maggiori di Ruben, Wayne Kurt e Carl Kurt, hanno giocato a calcio, soprattutto Carl, con le maglie di Newcastle, Wolverhampton, Leicester e Norwich. È stato bimbo e poi subito adulto Loftus Cheek. Non è mai stato ragazzo. Il calcio e la professione sono sempre stati un passo avanti rispetto al divertimento e alle distrazioni. Ha vinto la Youth League con il Chelsea quando era giovanissimo e il suo premio in denaro, più di 1 milione di sterline, è andato alla famiglia. Grazie mamma, grazie papà. Io intanto ascolto loro, i miei allenatori, sapete, voglio crescere. E di allenatori ne ha avuti solo di importanti. José Mourinho, lo special per definizione, Gus Hiddink, un santone assoluto, e Antonio Conte, il visionario del nostro tempo, tutti al Chelsea. Ma ha avuto Loftus Cheek in panchina anche il duro Frank de Boer al Crystal Palace e il mitologico Roy Hodgson, sempre al Crystal Palace. Tutti grandi personaggi che hanno messo le mani in una pasta umana di quelle buone e in una forgia tecnica stimolante. Carlo Cudicini illustra il ragazzo prima e il giocatore poi, con le parole di chi lo ha conosciuto e vissuto da vicino.
parlando delle sue caratteristiche umane, è un ragazzo eccezionale, è un ragazzo che ascolta, che vuole imparare, che vuole migliorarsi, è un grande professionista e sono convinto che Mr. Pioli potrà fare un ottimo lavoro con lui. Sotto l'aspetto tecnico c'è poco da aggiungere, secondo me, quello che avete già visto tutti. È un giocatore che ha importanti doti tecniche, credo che la duttilità sia la caratteristica più importante. Sotto i diversi allenatori che ha avuto al Chelsea ha ricoperto innumerevoli posizioni, da punta, numero 10, a mezzala, a centrocampista di destra nel 3-4-3 di Tuchel, e credo che l'esperienza fatta in tutti questi ruoli l'abbiano reso un giocatore più completo. È un giocatore molto fisico, strutturato, ma per assurdo i duelli aerei sono, a mio avviso, sul tallone di Achille. È un giocatore potente che quando parte palla al piede con gli spazi diventa quasi inarrestabile, un'ottima visione di gioco, un buon tiro che però a mio avviso non sfrutta a dovere. Dove Ruben deve migliorare sono i numeri, e quando parlo di numeri parlo di gol e assist. È un giocatore che a mio avviso deve diventare più decisivo e per essere più importante per la squadra nell'area di rigore avversaria. Qualora Ruben riuscisse ad aggiungere questa importante caratteristica al suo gioco, diventerebbe un giocatore di un altro livello. Da tifoso del Milan sono estremamente contento che Ruben sia a Milano, lo seguo sempre con tanto affetto e sono convinto che potrà fare un'ottima carriera in rossonero. Gli stimoli e l'affetto delle parole di Carlo Cudicini possono essere decodificati e riconosciuti dalle corde di Ruben, anche perché il buon Loftus ha dimestichezza con il mondo interiore, con quella sfera che sa di introspezione. Sa essere vicino alla profondità della dottrina e della religione, con qualche attinenza alla sfera dei sogni e dei presagi. È un essere umano calmo, Loftus-Cheek. Il tono di voce non è mai alto. Il sorriso è appena accennato. Un pittore d'avanguardia ne farebbe il ritratto di un uomo in pace con se stesso. Un ragazzone che ama vivere giorni normali con gli amici e che fin dai primi giorni al Milan si è sentito restituire la libertà, visto che al Milan e a Milano ha smesso di sentirsi come un animale calcistico in gabbia. Questo è Loftus-Cheek, un ragazzo dai due cognomi ma anche dai due volti, quello patinato di Londra e quello libero di Milano, quello dei chili della sua stazza e della leggerezza del suo stato d'animo. Due lati distinti che emergono in embrione anche dal suo modo di giocare, fra fase difensiva e fase offensiva, come fa notare un uomo di calcio che è stato a sua volta, anche se in un altro ruolo, alto e forte su tutti i campi. Aldo Serena. Loftus-Cheek è un giocatore importante, un centrocampista di quelli che nella fase difensiva si fanno sentire molto. Potrebbe essere un giocatore che vive di prepotenza, visto il suo fisico statuario e la sua capacità di interdizione. Lo fa anche abbastanza, potrebbe farlo di più, potrebbe far valere maggiormente il suo fisico. Nella fase di interdizione è sempre molto attento a leggere le traiettorie dei palloni, i movimenti dei compagni. Poi nella fase offensiva è un giocatore che potrebbe dare di più. Il suo gioco è prevalentemente un gioco che va interpretato nel fraseggio corto, nei passaggi dell'1-2, nel gioco ravvicinato, nei calci lunghi, nel cambio di gioco. Deve migliorare nel passaggio lungo. Nella sua carriera Ruben Loftus-Cheek ha giocato 4 partite ai mondiali con la nazionale inglese, compresa la finale per il terzo e quarto posto ai mondiali del 2018 in Russia. Poi l'infortunio al tendine d'Achille, ma ecco anche la sua presenza fra i 55 nomi della prima lista mondiale degli inglesi in vista della rassegna iridata del 2022 in Qatar. E anche se in un secondo momento i prescelti sono diventati 23, Loftus-Cheek se l'è comunque giocata, anche se la stagione 2022-2023 non facile del Chelsea non ha certo giocato a suo favore. Cose che capitano nel calcio e nella vita, l'andirivieni degli incroci fra i club e le nazionali, che a pensarci bene sono come lo scorrere delle pagine di un libro, magari le pagine spirituali del Dalai Lama, che Ruben Loftus-Cheek si è abituato a leggere come fa con gli sviluppi e i flussi delle partite quando è in campo. La lettura rientra a pieno titolo nella descrizione tecnica di Aldo Serena. Nella fase offensiva ha i tempi di inserimento, è un giocatore che potrebbe arrivare maggiormente al tiro perché legge bene
e lo sviluppo del gioco, soprattutto quando lui si inserisce sul centro-destra. È proprio sulla fascia, come dice Serena, che Big Rube, come lo chiamavano al Chelsea, sa sprintare e fare il vuoto. E a proposito di Big, attorno a Ruben sono sempre ruotati grandi personaggi, come Glenn Hoddle, che ha giocato con la maglia del Marsiglia contro il Milan in Coppa dei Campioni nel 1991. L'ex commissario tecnico dell'Inghilterra non è stato l'unico, ma è stato il primo a paragonare Ruben a Michael Ballack, il Der Capitano tedesco, che a sua volta ha giocato con la maglia del Bayern Monaco contro il Milan in Champions League nel 2006. Eccolo, lo sfondo di calcio e di vita di Loftus-Cheek. L'Europa, l'orizzonte, lo spazio, la meditazione, la libertà.